Buongiorno Giamba. Ciao Giamba. Buongiorno Giamba. Il sabato e non solo, ascolto Ganga Radio. Ciao Giamba, numero uno. Mi cadi a fagiolo, cara. Eccoci. Amica Dania, mi cadi a fagiolo. Sapevo che non dovevo venire. Esatto, sì, mi cadi a fagiolo, no, no perché stiamo per parlare di grosse figure di merda, ci mancherebbe altro. No, vorrei anche vedere. Ma mi cadi a fagiolo perché la tua voce è così interessante, così suave, così radiofonica, è perfetta. È perfetta per quello che voglio provare a fare in questo momento. Cari amici, parliamo un po' di... sì, parliamoci pure chiaro, di grosse figure di merda. Perché insomma, la notizia che ormai da qualche giorno, in questa settimana, non si è parlato di altro sui notiziari web. E non solo del grande manifesto che è apparso a Roma, no? Per opera della Citizen Go, l'associazione che difende i diritti umani a sfondo cattolico, che ha fatto campeggiare questo enorme manifesto in quel di Roma per parlare, insomma, per tornare a parlare del tema dell'aborto. Però l'ha fatto con questo manifesto molto provocatorio che ha causato una serie di reazioni veramente importanti e veramente anche arrabbiate, incazzose si direbbe in termini radiofonici. Per chi non lo sa, insomma, sul manifesto appare questa enorme panciona, no, di una mamma che aspetta, insomma, in dolce attesa, campeggia l'enorme frase con scritto: l'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo, hashtag stop aborto. Quindi è questo che capite bene, insomma, ha scaturito una serie di reazioni molto, molto importanti, molto decise anche da parte di tante persone, di tante associazioni. Anche è stato chiesto alla sindaca Raggi di togliere quel manifesto, perché parliamo, insomma, comunque, a parte tutto, paragonare il femminicidio all'aborto, insomma, può darsi che lì dentro non siano solo femmine ma ci siano anche maschi. Sì, a parte quello, ma poi insomma, paragonare persone che comunque vanno volontariamente a far del male ad altre persone, ad ucciderle, a maltrattarle, come insomma il caso del femminicidio, con l'aborto, che comunque quando si va ad abortire non si sa mai la storia che c'è dietro all'aborto, no? Il perché viene preso quella decisione, comunque difficile da prendere. Quindi è stato comunque, sì, è un po' entrare a gamba tesa su un argomento molto delicato, e sono entrati un po' maldestramente, se così vogliamo. Però per come la vedo io, per secondo il mio punto di vista, e lo hanno anche scritto un pochino loro sulla loro pagina Facebook, che è stata invasa dalle critiche, dai commenti, dalle battute, anche dall'ironia, no? Su notifiche. Ma sì, perché poi comunque l'ironia di noi italiani, no, dilaga sempre in queste cose. Sulla loro pagina Facebook l'hanno scritto proprio il giorno dopo, due giorni dopo che è scoppiata la polemica. Loro hanno proprio scritto che era importante tornare a parlare di aborto, e dopo questo manifesto, dopo questo putiferio che si è scatenato, si è comunque tornati a parlare di aborto, e quindi loro sono contenti, perché bene o male l'importante è che se ne parli. Si è tornato a parlarne, e quindi loro sono contenti. Si poteva tornare a parlarne in un altro modo, un po' diverso, però sono punti di vista, sono punti di vista. Ci sarà sicuramente qualcuno che è comunque d'accordo con questo manifesto, che è comunque d'accordo con quello che è stato scritto e con la campagna che comunque questa associazione porta avanti. Ricordiamo, comunque, a sfondo bene o male cattolico, insomma, l'argomento è quello. Allora io ho pensato, cara Dania, no? Ma perché non suggerire ai nostri amici Citizen and Go degli slogan, altre campagne, sì, altre enormi figure di cacca che possono comunque lanciarli nel panorama italiano ma anche internazionale, perché qui parliamo di quelle che stiamo per sentire, sono slogan, sono pubblicità importanti, di quelle che ti fanno fare veramente le figure a livello mondiale. Oh, noi vogliamo fargliele fare. Ma sì, perché se l'importante, bene o male, è che se ne parli, allora parliamone veramente, seriamente, con altri slogan veramente importanti. Allora noi, io ho pensato, pensate, ci ho messo una settimana, suggerire... No, per trovare gli slogan giusti, ragazzi, non attenzione, è che... Attenzione, per trovare lo slogan che punga... Parole giuste, messe appunto giusto. Certo. E allora abbiamo da suggerirvi, cari amici della Citizen, una serie di slogan ad hoc... per arrivare, c'ho anche la base giusta, senti, questa è proprio la base da pubblicità, da manifesto. La base Dania dell'anno scorso, no, questa è base manifesto per strada. Partiamo con il primo slogan da suggerire agli amici Citizen per fare veramente il colpaccio, quindi per far parlare di loro in eterno. Potrete cominciare, carissimi amici, con: il legno è il primo elemento di condanna e crocifissione ingiusta.
boicotta i falegnami. Eh sì, è vero. Scusa, Cristo messo in croce, giustamente. Con cosa è stato messo in croce? Con legno. Con legno. E smettiamo di usare il legno, allora, no? Non smettiamo di crocifiggere la gente e i poveri cristi inutilmente. Via falegnami. È falegnami, giusto. Non è, stato è giusto. E ci tiriamo dentro tutti i falegnami contro, almeno così facciamo una campagna. Tutti, quanti falegnami ci sono in Italia? Miliardi? Miliardi di persone che parleranno di voi, carissimi amici. Oppure potete puntare su. Il lattice gettato via è la prima forma di inquinamento nel mondo. Stop ai preservativi! E già vedi? Oh. AIDS, HIV per tutti! HIV per tutti, però meno inquinamento, meno lattice a giro. Tanto meno c'è altre forme, no, di anticoncezionale. Ma poi quindi voglio dire, se la malattia ve l'ha data, Dio, motivo ci sarà, no? E via preservativo, e via. Infatti. Se questo non fosse sufficiente, carissimi amici, potreste puntare su... Le prese di culo sono tra le cose più offensive al mondo. Giusto. Stop all'omosessualità. Eh sì, smettiamo di prendere per il senso. Ma smettiamo, carissimi amici, di andare a prenderlo lì. No, mi con sembra questo giusto. Penso che si scatenerà. Mamma, qui lotto su lotto per avere dei diritti. Qui, amici, avrete dietro veramente tutto il mondo. Pensa agli spagnoli, no? Che hanno fatto un simbolo del matrimonio omosessuale. Ma qui, signori, fate il batte il botto. Prendete anche gli iberici. Siamo a sì, posto. Sì, sì, se sì, questo sì. Non fosse sufficiente, potreste puntare su. La salsiccia è una delle prime cause di indigestione nel mondo. Stop alla carne il venerdì di Quaresima. È giusto, vedi, e vedi. Oh. Poi c'è l'indigestione, un sacco di salsicce rimangono sullo stomaco. No, 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 ma poi... Poi non si sa mai con che cosa è fatta la salsiccia, sì, girano sì. Video Ma strani. Poi pensate qua, amici della Citizen, pensate, poi si entra nel mondo vegetariani, vegani, i macellai, i carnivori. Ma qui si facciamo il botto. Siamo al migliore, siamo al numero uno. No, non ancora. No, non ancora. Non ancora non e allora ancora. Se ancora non vi bastasse... Potreste puntare su. Il peccato è la prima forma di tradimento al mondo. Vero. Non tradire Dio, ma la tua compagna. Ma sì, una scappatella che sarà mai in confronto al tradimento di nostro Signore. Tanto ormai non si perdona tutto, va bene tutto. Ma la voglio dire. Scappatella ogni tanto, va esatto. Bene, dai. Tanto ritornano sempre a casa. Esatto, l'importante è che non bestemmiate, insomma, amici. Comunque, anche con questa, secondo me, vi tirate dentro. Le donne. Che bello, che bello. Se non bastasse... Siamo alla piegatura, siamo al top. Siamo al top del top, signori. Se non, tutto questo non vi è bastato fino a questo momento per scoppiare, per far parlare di voi, cari amici della Citizen, per a tutto il mondo, dopo di questo slogan, secondo me, non parleranno altro se non di voi per mille anni. E potreste puntare su... La masturbazione e la cosiddetta tecnica dell'ingoio sono tra le più grandi forme di genocidio nel mondo. Stop. All'eiaculazione facile. Eh sì, e cavolo, e basta. Perché ti guardi dire eiaculazione è anche difficile, sì. Quindi non può essere facile. Il sesso orale uccide migliaia di bambini ogni giorno. Basta con questo, basta con la masturbazione. Amici adolescenti, basta. Capito, uomini, basta il sesso orale. State uccidendo migliaia di bambini. Fatela finita. Buongiorno Giamba. Ciao Giamba! Buongiorno Giamba! Il sabato, e non solo, ascolto Gangar.